Amici di Inter Fan TV, bentornati da Michele Borrelli alle videopagelle Inter Genoa. Siamo tra l'altro tra poco in onda anche a 7 gol per chi ci vuole seguire in diretta dalle 20 alle 23 e 30, anche per commentare la partita dell'Inter e tutta la giornata di campionato. Però come sempre questa è la rubrica delle videopagelle, quindi vediamo un po' insieme di analizzare quello che è successo oggi al Meazza, perché l'Inter non ha fatto una grandissima prestazione, vogliamo usare un eufemismo per parlare di quello che oggi è successo. Mai aperto una live così velocemente, dice Sorius. In che senso? No, dicevo, però per quanto riguarda le prestazioni di oggi, non è stata una bella Inter. Alla fine la vittoria è arrivata su un colpo di testa di D'Ambrosio sul calcio d'angolo proprio negli ultimissimi minuti, quindi vado prima ad analizzare le prestazioni dei singoli. Con Handanovic do un 6, ha fatto un paio di parate buone, però niente di eccezionale. 6 e mezzo le note positive proprio al centro della difesa, Skriniar sempre più sicuro, ma anche Miranda non ha fatto una brutta partita. Il Genoa ha fatto una partita soprattutto difensiva. Dennis dice subito meglio il giovane Caramo che Candreva, Gianni Pietrantonio partita bruttissima, però dicevo, concludo prima i voti. D'Ambrosio gli do 7 perché il gol fa aumentare il voto di almeno un punto, gol decisivo, e lui dà sempre il suo massimo, e però anche oggi è stato premiato il giusto atteggiamento anche da questo gol arrivato nel finale, che mi ha ricordato un po' un gol di Bergomi, non so, per i meno giovani, Inter-Napoli 1-0 negli ultimi minuti nell'86-87. D'Albert 5, oggi impaurito, timoroso di fare quello che sa fare, come ha detto Spalletti alla fine della partita, quindi non posso dargli più di 5, deve far vedere di più le sue qualità che ha, come ha detto Spalletti. Ricorda un po' l'inizio di Emerson Palmieri, ha detto che il tiro è veloce, però sembra quasi sempre con il freno a mano tirato. E poi Scolastici li ha definiti Spalletti, sono d'accordo, infatti tanti 5 e mezzo a Vesino. Brozovic poteva dare anche un 6 nel primo tempo, ma poi è calato nel secondo tempo. Non mi è piaciuto nel secondo tempo l'atteggiamento, quando è uscito Candreva lui si è spostato a destra con Eder al centro, Ginter per esempio adesso dice titolare dietro Riccardi Eder, e quindi questo calo è l'atteggiamento che non mi è piaciuto nel secondo tempo. Mi fa dare 5 e mezzo anche a Brozovic, così come a lo stesso Borcavallero, che ha fatto tanti passaggi. Ecco, forse Borcavallero gli do 6 meno, perché i passaggi non sono sbagliati ma sono corti, un po' come li ha chiamati Spalletti in conferenza un paio di partite fa, i passaggi inutili, però se ne fai tanti e soprattutto velocizzi possono far partire bene la manovra. Però da Borcavallero mi aspetto di più, quindi 5 e mezzo Vesino, 6 meno Borcavallero, 5 e mezzo Brozovic. Anche Perisic e Icardi, oggi è vero Icardi ha fatto un bel recupero, ha salvato un gol, ma è troppo poco per lui, così come poco ha fatto Perisic, quindi 5 e mezzo tutte e due, e do 4 e mezzo anche peggio a Candreva. Poi i migliori sono stati subentranti, quindi oltre al gol di D'Ambrosio ha acquistato 7, i 6 e mezzo di Skriniar e di Miranda, do un bel 6 e mezzo a Eder, anche a Caramo che ha provato un paio di volte a saltare l'uomo e ci è anche riuscito, quindi è entrato col giusto spirito. Do 6 a João Mario, che comunque è partito in un ruolo diverso, forse dove potrà in futuro essere più utile, quindi do un 6. Tra l'altro credo che ha battuto proprio lui anche il calcio d'angolo, quindi bisogna anche saperli battere, l'abbiamo visto nell'ultima partita di Bologna. Manca un po' di velocità a centrocampo, dice Oscar Luciano Moretti. Perché si ostina a far giocare Candreva, dice Gianni. Sì, hai ragione. Quindi, siccome ho anche la fortuna di essere qui in studio alle 20 e parte la trasmissione, c'è un grande giocatore dell'Inter, della storia dell'Inter, come Mauro Bellugi. Ricapitolo i voti e poi passo a commentare un po' con lui la partita. Quindi Handanovic 6, 7 D'Ambrosio, 6 e mezzo Skriniar, 6 e mezzo Miranda, 5 D'Albert, 5 e mezzo per Vesino, 5 e mezzo per Brozovic, 6 meno per Borcavallero, 4 e mezzo Candreva, 5 e mezzo Perisic, 5 e mezzo Icardi, Eder 6 e mezzo, 6 João Mario, Caramo 6 e mezzo, e do anche 6 e mezzo a Spalletti perché ha cambiato quello che doveva cambiare durante la partita, quindi Eder trequartista con Brozovic che si è allargato a destra, quindi è uscito Candreva stavolta, e poi anche ha provato con João Mario al posto di Borcavallero e con l'altro cambio Caramo a dare al posto di Brozovic un po' più di vivacità, e in effetti il ragazzo qualcosa di buono l'ha fatto. Dicevo, ho la fortuna di essere in studio con un grande interista della storia, quindi prima di iniziare la trasmissione aspetta un attimo perché dobbiamo
aspettare un attimo, ecco, poi arriverò. Dicevo, quindi l'ingresso di Caramo non è stato per niente male. Ecco, Luca dice, Gio Mario, come ha detto Corno, meglio se gioca nel calcio femminile. Esagerato, sì, però ho capito il concetto, in effetti si deve dare anche una mossa da questo punto di vista, deve essere più cattivo, deve essere più incisivo, e quindi questo è importante se vuole guadagnarsi un posto da titolare. Ecco, posso approfittare, dicevo, della presenza di Mauro Bellugi anche per entrare un po' più nel dettaglio di quella che è stata la partita di oggi. Ne parlavamo anche prima, Mauro. Spalletti ha detto scolastici, no? C'è una buona base, ma bisogna avere di più la voglia di saltare l'uomo, di andare addosso all'uomo, di tentare le giocate dove si decide poi anche sulla tre quarti avversaria. Oggi l'Inter in quella zona è stata prevedibile. Ma vedi, mi verrebbe di dire che se uno le giocate non le tenta, perché probabilmente pensa di non riuscire a farle. E questa è una cosa grave, perché quando noi vogliamo di un giocatore l'autostima, che deve saltare l'uomo, che deve fare le cose proprio fatte da giocatore vero, da noi non si fanno. Io ti ripeto che quelli che possono fare queste cose sono Perisic, Icardi e qualche volta Candreva, ma qualche volta. Poi e come si risolve però, Mauro, il fatto che giocando così... Scusa, fermo, la domanda tua come si risolve? Spalletti, quello che guadagna lo deve andare a casa da lui, quello che si risolve. Se mi dai un decimo di quello che guadagna Spalletti, facciamo una consulenza. Tento di risolvere. Consulenza. Quanti sono circa 300.000 euro al mese. Come si risolve? Si risolve che io non credo molto in parecchi giocatori che abbiamo, capito? Brozovic non mi dà affidamento. Però Mauro ieri diceva, Spalletti in conferenza diceva, non sarà né la Befana e né Babbo Natale a portare il sostituto di quelli che si stanno alternando oggi, per esempio nel secondo tempo ancora una volta Eder, però in tutte, certo, le giornate sono alternati Borca Valero, Brozovic, sì, Gio Mario, adesso Eder, ma nessuno sembra quello adatto a giocare, no, lì, perché, no, si deve, sì, cambiare secondo te proprio sistema di gioco, non, cioè non fare il 4-3-1 o insistere su uno di questi? No, io non sono per i numeri, non me ne frega niente, io voglio giocatori bravi. Ti faccio un esempio, io parlo da una vita di Sebaio, che ha comprato Real Madrid da 17 milioni di euro. Ieri. No, ieri gioca come dovrebbe giocare con Borca Valero, ma fa due gol. Capisci? La differenza è quella lì. Se tu prendi giocatori che le partite non te le fanno vincere, allora Perisic, Icardi ti possono far vincere le partite. Poi Borca Valero e gli altri vicino te le possono mantenere. Ma quelli che ti fanno vincere le partite non sono loro. Ma hai visto per esempio uno spiraglio, magari in prospettiva futura e presto, da queste due giocate che ha tentato Caramo nel finale? Cioè il ragazzo ha quella spregiudicatezza e anche sfrontatezza di provare la giocata. Io mi è piaciuto così, quel piccolo spazio che, sì, gli hanno dato, mi è piaciuto molto, perché è un ragazzo che per il momento non ha paura. Io spero che lo stadio di San Siro non lo intimorisca come ha intimorito un sacco di giocatori, ma come ha intimorito Valdermeide, come ha intimorito Consessao, come ha intimorito un sacco di giocatori che nel loro club prima dribblavano tutti, sono arrivati qua non dribblavano più nessuno. Ecco, tra tutti questi che sono arrivati, perché c'è per esempio Cancelo che ancora non abbiamo visto, che potrebbe anche fare l'esterno, anche offensivo, oltre che il terzino, hai parlato già un po' di Borca Valero, pretendi di più giustamente da lui, però c'è anche questa nota positiva a Skriniar dietro, no? Skriniar mi è piaciuto molto, mi piace molto perché è attento i 90 minuti, ottimo giocatore. Tornando a Borca Valero, sì, a me che faccia passaggini di 2 metri e poi non faccia mai un passaggio gol, a me non mi dice niente. Però per esempio Spalletti diceva un po' di conferenze fa, dice, tanti passaggi inutili in una certa posizione di campo davanti alla difesa sono anche poi nel totale necessari, l'importante è che però si facciano quando più vinci, veloci, quando vinci, più veloci, e la velocità è il problema. E quando vinci ancora, sono importantissimi, quando vai sul 2-0 è importante un giocatore così che tiene palla e quando c'hai un riferimento c'hai lui, gli dai la palla, però poi bisogna fare anche gol, non fai 0-0 sempre con lui. Tu hai giocato naturalmente anche terzino, la timidezza di uno come D'Albert, oggi diceva Spalletti alla fine della partita, diceva per esempio Emerson Palmieri all'inizio aveva la corsa, il piede, però non mostrava né corsa né piede, io gli dicevo fai, poi sbaglia ma fai, e questo, D'Albert lo vedi un po' perché sai cosa è una c'è? Questione... Lui Spalletti dice giusto, perché questa è la realtà, sbaglia ma fai, però non tutti a San Siro riescono a tentare di fare, perché è uno stadio che un po' intimorisce. Io spero che i tifosi lo aiutino, lo incitino. Allora forse proverà a fare qualche cosa che magari non si sentirebbe fare. Perché a Nizza ha fatto belle cose. Ma certo, io l'ho visto giocare, soprattutto quando attacca, è molto bravo.
Ecco, per concludere, Mauro, ti volevo chiedere un po', perché poi questa è una stagione, io dico un po' anche di lacrime e sangue, perché l'Inter deve in un modo o in un altro cercare di arrivare quarta. Meno male che c'è anche questo quarto posto, e Juve e Napoli abbiamo visto sono di un altro livello. La Roma anche sulla carta almeno è di un altro livello. Juve, allora, tu sei troppo interista, è un complimento che ti faccio. Però la Juve e il Napoli sono di un altro pianeta. Non l'hai detto? La Roma è la Roma, anche lei. Forse ma sulla carta sì. Sì, è di un altro pianeta, ma non come loro. È in un altro pianeta sotto, ma sempre ecco, sopra ma noi. Il domandone è, noi col Milan e con la Lazio partiamo alla pari, un po' sotto, un po' davanti, di 16 punti. Lì partiamo alla pari e se ci mantiene anche un po' di fortuna... Alla pari dici tu però, alla pari. Sì, la Lazio alla pari con noi. Perché se il Milan lo mette alla pari. Ma guarda la Lazio c'è dei giocatori. Allora, se la Lazio... Quanti gol hai fatto Immobile? Quanti gol ha fatto Immobile? Immobile ne ha fatti 6. Ah no, oggi non lo so quanti gol ha fatto. Se ci avevamo uno noi che faceva 6 gol, magari eravamo ancora... Ora noi abbiamo vinto anche fortunatamente, bisogna dirlo. Sì. Però ci sono delle volte i giocatori, un giocatore che fa cambiare faccia alla Lazio. La Lazio, quando l'ho vista con le squadre forti, non mi è sembrata che facesse quello che gli pare. Però il fattore è anche loro hanno le coppe, sia il Milan che la Lazio. L'Inter invece magari potrà crescere... Non dirmi queste cose qua, no. Io non sono... Io non sono d'accordo, perché le coppe ti possono caricare, gasare. Una vittoria in una coppa ti dà più morale, ti dà più stima, ti dà un sacco di cose in più. Però in primavera poi la benzina non diminuisce. Ma allora c'è le rose di 30 giocatori. Cioè, la Juve ha 2 o 3 squadre. Gli altri... No, io non ho capito. Io la Lazio sono d'accordo, è una squadra che viene sottovalutata, ma il Milan, per esempio, che ha cambiato tanto, adesso sta trovando un nuovo assetto. Perché lo metti alla pari dell'Inter? Cioè, non è tutto. No, io il Milan non l'ho messo alla pari oggi. Dell'Inter. No, l'ho messo leggermente sotto all'Inter. Ho messo la Lazio alla pari dell'Inter. La Lazio alla pari dell'Inter. Ma il Milan, se Montella vuole trovare la quadra di questa squadra, deve cercare di giocare con una formazione più uguale tutte le domeniche. Anche perché io lo dicevo prima con il mio amico qui Solaroli, dicevamo che uno si deve anche sentire titolare. Non mai dubbio, giochi non giochi, ma la cosa è bella, chi è il titolare? Io. Dai almeno il morale a uno, sennò scontenti tutti e due, capisci? Adesso per esempio, Mauro, dopo il Benevento c'è la sosta, ci saranno Milan e Napoli, no? Iniziano gli scontri anche con... Passeggiate di salute, diciamo. Passeggiate. Però finiscono anche le squadre come Crotone, Bologna e Genoa che si chiudono. Non è che i Perisic, lo stesso, non so, Caramoggio, Mario, quando hanno più campo magari soffrono meno le squadre. Può essere, ma io sai, io penso anche nella qualità dei giocatori. Tu ha 2 gol, dice Immobile, oggi quindi è arrivata a 8. Ecco, vedi, come le Higuain, se ritoglievi 36 gol che ha fatto l'anno del Napoli. Però gliel'hanno tolto, il Napoli ha trovato un'altra soluzione. Sì, la squadra è forte, con quei 36 gol diventa anche forte. Tu non toccassi mai la palla, però c'hai uno che ti fa 3 gol tutte le partite, Barcellona insegna. Però Sarri non ci insegna, tu dici Barcellona, però Sarri non ci insegna che anche senza avere i giocatori del Barcellona è cresciuto proprio come squadra il Napoli. Cioè anche Benitez aveva i giocatori. Ascolta, ma ieri cos'è successo ancora? Io ho 2 anni che dico che il Napoli è uguale alla Juve, solo che la Juve quest'anno è diverso, ma è sempre più o meno la stessa. Chi metti davanti tra Napoli e Juve? Ma la Juve, la Juve non prende i gol che prende il Napoli, ma tu vedi le partite. Però il Napoli ha più facilità di gol. Sì, la più facilità di gol, ma anche facilità di prendere. Sì. Ieri 3-2, se fai sempre 3-3, meglio. Cosa hai fatto? Là ti vincono 1-0, però vincono 1-0, capisci? Io sono sempre per non prendere gol. Poi chi hai davanti? Quadrado, Higuain, Dybala, Mandzukic, vuoi non fare un gol? L'importante è che non lo prendi, no? Quindi Juve è ancora favorito. La Juve è ancora favorita. Va bene, Mauro, grazie. Ciao, davvero grazie a te. Tanto. È forza stato Inter. Sempre forza Inter. Ma come ecco, che intervista? ciao Massimo, ecco, posso al volo proprio. Perché bottiglie che c'hai ora. Sei tutto su. Ecco, lo faccio posizionare perché volevo approfittare anche. Dopo sì. Siamo come le acciughe. Dopo sì. Ci sta, la giacca ci sta sempre. Non ho capito, però la giacca fa caldo. Se c'è il fisico, fai vedere il fisico. Io se avessi il tuo fisico col cazzo. Però, come la mi dite l'ora esatta per capire quanto manca, se riesco a farti 2 domande, Massimo. Che ore sono, Massimo? Precise? Per capire se riusciamo a fare 9:58. Veramente? Allora devo chiudere. Va bene. Allora grazie ancora a Mauro. 19:58. Allora siamo quasi in onda, quindi alle 20 iniziamo. Vi devo salutare. Il tempo vola con
Mauro, grazie a tutti e ci vediamo presto su Interfan TV lunedì sera, quindi domani sera, obiettivo Inter, e commenteremo tutta la giornata di campionato e naturalmente la prestazione dell'Inter. Ciao Marco, ciao Frank, ciao Dennis, ciao a tutti, ciao.